Io ho iniziato per venire fuori da un momento di crisi, di super lavoro, di super lavoro perché ero segretario in una scuola media e allora si era creato attorno ai miei scorzoni una forma di gelosia, di invidia e via seguito. E stavo per farla finita con la vita perché la scuola dove stavo per me era la chiesa, era la funzione. Invece mi sono trovato il 23 luglio 1976 a fermare quella vita che mi ha portato sull'orlo a farla finita e cercare un momento nuovo, con un nuovo posto di lavoro, abbandonando quello. Da lì, avvicinandomi per ricostruirmi a vivere, mi sono avvicinato alla poesia, alla pittura e alla musica, ma in forma per passare il tempo, per aiutarmi a creare qualcosa di nuovo, di diverso dalla vita precedente. E poi ci ha preso gusto però con la pittura, con la poesia? Non è che è venuta, gli amici mi hanno capito, si sono avvicinati e mi hanno aiutato tantissimo. E loro sono stati i primi che mi hanno portato un quadretto a una collettiva, i primi che hanno trovato uno spazio alla Corsa all'Anello nel 1977 per fare la prima mostra, e poi è stato un susseguirsi di emozioni, di grandi cose. 42 anni d'arte? Sì, 42, fortissimamente. Tutto ciò in 42 anni. Tutto ciò che è avvenuto, niente di fotografico, niente di copiato, ma la mano col mio io traduce. Io non sono l'autore, sono il traduttore di immagini. Immagini che dal figurativo sono poi passate. A metà giugno, che è il mio compleanno, mi sono trovato dopo una situazione disastrosa, ho dovuto abbandonare per la malattia di mia moglie. Mi sono trovato il giorno del mio compleanno ad avere dei barlumi di luce ed è venuta una rinascita del nuovo io. Sono venuti fuori, ecco, tutti i quadri che lei vede, compresi quelli astratti che ho dovuto chiamare gli amici critici per capire che era successo. E che gli hanno detto questi amici critici? Hanno preso in esame soltanto quelli, tre critici, solo quelli, compreso un critico carissimo di Reggio Emilia, è stato il primo che parlano con quelle raffigurazioni.